Assessore Bene Culturale allo sviluppo, all'identità e allo sviluppo della regione Sicilia di eh, avvicinarsi e di prendere la parola. Grazie. Bene, eh, Assessore, noi abbiamo discusso due giorni, eh, e professore, visto che abbiamo discusso due giorni di università, nel sud in Sicilia, a Ragusa. La parola credo fosse a a uno, a questo punto dei testimoni privilegiati più importanti di questa giornata. Perché, perché sta a cavallo. Appunto. Grazie. Io ringrazio gli organizzatori per questo invito perché mi permette di tornare, di tornare a dei temi che... ed ero stato per lo stesso periodo anche delegato del rettore per l'Endasalazon Office, cioè per l'ufficio che dovrebbe gestire o gestisce la terza missione dell'Università di Palermo. Quindi il tema è molto, molto interessante perché visto... Da, da, dal lato ora dell'amministrazione regionale e dall'esperienza precedente, alcune cose vanno via via addensando. So io credo che eh, il ruolo delle università in, eh, in, in regioni in ritardo, ma ancor più rispetto a, a regioni dove invece questo ruolo lo svolgono, è essenziale. Guardate, l'Unione Europea, la Commissione Europea, nel, nel 2000, con la dichiarazione di Lisbona aveva, fatto, aveva indicato una linea strategica eh, fondamentale, eh, indicando nella economia della conoscenza il driver del possibile mantenimento della leadership europea in un'economia globale che stava spostando il baricentro dello sviluppo eh, a scala continentale verso l'Oriente, con, con newcomers, con paesi che prima continenti, che eravamo stati abituati fin dalla gioventù, perché ha capelli bianchi, a considerare paesi arretrati. E meritevole di carità da parte dell'Occidente, mandavamo come dire, eh, doni e, e, e attività di sostegno a quei paesi come l'India, come eh, la Cina, come i paesi del Sud America, che oggi invece chiedono perentoriamente e pretendono e ci riusciranno di entrare nel gruppo dei paesi che producono ricchezze e che competono con quelli che l'hanno prodotta nei decenni e nei secoli precedenti. La Commissione europea con la dedicazione di Lisbona aveva detto che la conoscenza è il, è il key factor, il fattore fondamentale che ci permetterà di mantenere la leadership mondiale o di mantenere comunque le posizioni di leadership che l'Europa ha nello sviluppo industriale, nello sviluppo court a scala mondiale. Questo, questo accreditava le università di un ruolo fondamentale perché la conoscenza si produce dentro le università dentro il laboratorio di ricerca, eminentemente. Sono forme diverse di conoscenza, ma quella che poi cambia la storia, quella che crea le nuovi traiettorie di crescita, tra i nuovi paradigmi tecnologici, stanno dentro i laboratori universitari. Cosa è successo dopo, dopo il 2000? Nel 2005 l'Unione Europea ha rivisto a ribasso, ha, ha constatato che quella strategia aveva dato risultati soltanto parziali, ma l'ha riaffermata, l'ha ricalibrata e l'ha rilanciata ulteriormente. Certamente siamo molto al di sotto degli gli indicatori di, di impegno della spesa di ricerca e sviluppo, che era poi la chiave con cui i paesi dell'Unione Europea avrebbero dovuto dare attuazione, perché le cose si possano affermare, ma poi ci vogliono le scelte concrete per farle erano al di sotto, in media europea, di quelle che quella dichiarazione aveva ritenuto essenziale perché quell'affermazione o quell'obiettivo strategico dell'economia della conoscenza e della leadership europea in quell'ambito potesse essere raggiunto. Il risultato è stato che la politica rimane, ma ancora la strada è fatta, ma la scelta rimane fondamentalmente quella. Noi non riusciremo a vincere. Eh, non, non si usa, Gli economisti sono come dire, quelli che eh, sono detti scienziati sociali tristi perché eh, dicono sempre di catastrofe, di cose. Ma il dato è reale, deve passare nella percezione di tutti che stiamo vivendo una fase di trasformazione epocale paragonabile ai, ai movimenti che hanno cambiato le direzioni della storia nei secoli passati. Un movimento che non è reversibile, cioè la richiesta di accedere al, ai processi di crescita mondiali. Dei paesi, dei continenti che prima abbiamo considerato ai margini della crescita, è una richiesta, è una, è una richiesta che è legittima e è comunque noi la, 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 la pensiamo, è destinata a permanere nel tempo. La sfida rimarrà sul tavolo. Quindi, o noi siamo in grado di dare una risposta vera ed efficace a questa sfida, oppure saremo perdenti e l'Europa sarà, come molti economisti cominciano, i più pessimisti dei pessimisti, a. Ad, a, a, a profetizzare un'economia in declino, un continente in declino. La storia non è che ci dice che noi siamo stati i primi del mondo sempre, che la Cina era un'area arretrata per sempre. La storia cambia, cambia con movimenti a breve, a medio, ma anche con movimenti epocali. Noi siamo dentro un movimento epocale, dentro un movimento che cambia la geografia dello sviluppo. Allora, chi dirige i, i paesi, chi dirige a scala le istituzioni, deve avere questa, con, questa consapevolezza di stare gestendo questa cosa. Perché parto alto? Perché questo ha tutta una serie di, come dire, di implicazioni, che poi arrivano al concreto, strategico, operativo anche di realtà locali come Ragusa o di realtà regionali come quella della, della Sicilia. Allora, quella strategia dava alle università, apre, eh, apre la terza missione dell'università. Prima del 2004 non si parlava di terza emissione dell'università, eh, l'università svolgeva la, la propria attività dentro le, le proprie aule senza essere la, la torre d'avorio che qualcuno voleva invocare ma tutto sommato con una, con, una, con, una, con una visione molto autocentrata, cioè aveva logiche interne, la produzione della ricerca... E la, la produzione dei profili formativi eh, in uscita dai percorsi universitari era pensata come, come l'università la pensava, non come il mondo in qualche modo richiedeva. C'era un'autoreferenzialità che Cascone ha richiamato opportunamente che non è che dura a morire, cioè l'università pensa come il mondo deve essere e pensa di, di produrre eh, ricerca e formazione dal suo punto di vista e, ma senza interloquire col mondo, senza interrogarsi se quello che fa, se quello che produce è esattamente quello che il mondo chiede, di cui ha bisogno, e anzi, perché non è una qualunque istituzione, senza anticipare i movimenti che la società chiede, che non è un'istituzione qualsiasi. Ci sono le teste pensanti e, per ipotesi è fondata, le migliori teste pensanti. Allora, a queste, è il compito di prevedere, di anticipare i tempi. Di profilare formazione e ricerca in funzione di ciò che verrà, non soltanto di quello che sta avvenendo oggi o che ti viene richiesto. Ora, questo ha, ha, ha posto grandi interrogativi alle strutture universitarie e non tutte hanno, hanno risposto allo stesso modo, ma tutti ci siamo attrezzati. L'ILO di Palermo nasce, ma come quello di Catania, come quello di Messina, per stare nella nostra regione, come quello di tutti gli altri che oggi sono eh, racchiuse nel consorzio NetVal, nasce nel 2004 e prova a fare il percorso che l'economia della conoscenza e in qualche modo quella dichiarazione di, di, di Lisbona a, aveva, aveva imposto, che era quello di fare che cosa? Di collegare, di dare all'università, la terza emissione è questa, un ruolo fondamentale come attore dello sviluppo dei territori in quali essa opera. E, e con, i due, come dire, con le, le due linee di prodotto che essa ha, la ricerca da una parte e la formazione dall'altra parte. E, ma come, come, come abbiamo interpretato queste cose? Quando io, quando io parlo di, di ricerca, io ho due modi per interloquire col mondo esterno: un modo che è congeniale alla logica autoreferenziale consolidata nel tempo, che si traduce banalmente in questa proposizione, io faccio la ricerca, dopodiché, se qualcuno la vuole, la prende e se la applichi. Il modello rimane maledettamente autoreferenziale, cioè il programma di ricerca, i, i mainstream di ricerca rimangono quelli che il ricercatore ha deciso che siano, che l'università ha deciso che siano. Dopodiché, se quella ricerca dà luogo ad output che hanno un impatto innovativo importante nel settore dell'agroalimentare, nel settore delle nanotecnologie, del biotech e così via, ma sono le imprese che devono andarsi a vedere le riviste eh, dell'università tirare quello che c'è fuori, radicalizzo per chiarire il problema e poi da lì tirare fuori ciò che è necessario. Quindi un modello che io dico, l'Università ha provato a, come dire, a raffinare questo percorso, come l'ha raffinato, e l'ha fatto, io non sono critico, ci ho lavorato quindi con anche responsabile del percorso, l'ha fatto aprendo con gli Ilo, l'attività, il percorso che io chiamo discendente, cioè dalla ricerca all'innovazione, alle imprese all'innovazione. Quindi io le ricerche, brevetto finalmente, perché i brevetti non, erano, non avevano una cittadinanza dentro l'università fino all'inizio del, del, del 2000, e non, ne ho neanche, non sono ancora valutato, la, la, la VQR sta rivedendo i parametri di valutazione dell'attività di ricercatore. Quindi un ricercatore che, sviluppava un'attività di ricerca che, desse, che dava luogo ad un, ad un brevetto, impiegava il suo tempo per attività che poi non erano valutabili pienamente ai fini della sua carriera accademica. Siccome un ricercatore sta all'università per diventare da ricercatore associato e poi ordinario, è evidente che lo si poneva dinanzi a un trade-off maledetto. Se io faccio ricerca per il brevetto, io. Il tempo è quello che è, non mi dedico alla ricerca che mi serve per le pubblicazioni e poi per andare a fare i concorsi universitari. Quanti ricercatori hanno risolto il dilemma a favore della ricerca per i brevetti? Pochi, perché evidentemente il sistema era premiante per i comportamenti autoreferenziali e non premiante per i comportamenti che aprivano al mercato e prima i rapporti con le imprese. Su questo. Finalmente a questa ultima VQR ci siamo aperti e i criteri di valutazione della ricerca dei singoli ricercatori e delle strutture di ricerca di dipartimenti e università hanno aperto alla valutazione positiva, si entra nel punteggio con l'attività di ricerca che si fa, con i progetti che si fanno con le imprese, con i brevetti che si danno. Ma questo è un percorso che in qualche modo migliora. E affina la logica autoreferenziale, ma non risolve il problema. Il vero percorso che noi dobbiamo realizzare è quello al contrario: quello che parte dalle imprese, ne individua i fabbisogni formativi, sia quelli effettivamente percepiti, sia quelli che sono soltanto latenti. Perché Cascone lo diceva, noi abbiamo un tessuto produttivo di piccole imprese. Ora la piccola impresa e come dire, avviluppate nella routine dell'ordinario. Allora, raramente difficilmente un imprenditore che è preso dall'ordinarietà di un'azienda con 5-6 addetti può immaginare come innovare il prodotto, come innovare i processi, come innovare i modelli organizzativi e come intraprendere innovazioni radicali che gli comporterebbero una radicale rimodulazione della sua azienda. Perché quando introduco innovazioni radicali, cioè importanti, devo cambiare le macchine, devo cambiare i mercati, devo cambiare il commerciale, devo cambiare distributivo e così via. Ora, allora, quante di queste imprese sono oggi in grado di fare, di, di, di fare questo? Quindi, occorre partire dalle imprese e a, andando dalle imprese a dire ma tu per ora hai questo, cosa hai bisogno? Ma io ti dico di più, siccome con le mie ricerche so che tu puoi avere bisogno anche di questo, io ti assisto in questo percorso, ti assisto nel percorso dell'innovazione di processo, ma ti do, posso dare anche un, un endorsement nel campo dell'organizzazione aziendale, perché il problema non è mettere dentro una macchina, Cascona ha lavorato molto con la Mantia, perché il Dipartimento di Chimica di si chiama La Mantia, Franco eh, La mantia. con il quale ho lavorato anch'io ovviamente dentro l'Ilo. allora l'impresa non è un problema acquistare un macchinario nuovo, il problema è come renderlo dentro l'impresa efficace e cioè tirar fuori il massimo dell'impatto sulla competitività dell'impresa. Se io oggi compro un software complesso, o un hardware e un software complesso e non ho le risorse umane in grado di farlo girare a pieno e se non sono in grado di costruire attorno a quell'hardware, a quel software, la riorganizzazione della mia azienda capace di massimizzare i risultati in termini di efficienza e di efficacia e di qualità dei, dei prodotti, io ho innovato perché tecnicamente ho comprato una macchina nuova, ma l'impatto sul sistema aziendale, l'impatto sulla competitività tende ad essere praticamente zero. Allora l'università non può fare... Io faccio chimica dei materiali, ti do la macchina, dopodiché vedi te la tua. Molto spesso l'impresa innova. Se trova un management aziendale capace di interloquire, di gestire l'innovazione all'interno e farla come dire, integrarla bene nel modello organizzativo, può darsi che l'innovazione produca gli effetti auspicati. Ma se questo non c'è, l'impresa o non innova oppure. In, innova formalmente ma si condanna ad un depotenziamento degli effetti sulla propria efficienza e sulla propria produttività. Abbiamo sbagliato. Allora, Orestà mette a tutto tondo questo davanti. Io quando sono in l'ILO ho litigato con gli ingegneri perché l'ILO era concepito anche da mio amico fraterno Franco Alavantia come una cosa degli ingegneri perché l'innovazione si declina soltanto in innovazione tecnologica. Il problema è mi ha detto che guarda che non è così. Perché, se noi andiamo a vedere tutte le indagini Istat e cnr sulla diffusione dell'innovazione che dalla metà degli anni Ottanta viene replicata periodicamente, ci rendiamo conto che i fattori di criticità nell'introduzione dell'innovazione non stanno soltanto perché ci sono anche quelli nella interazione fra le imprese e le università nella elaborazione di output innovativi di carattere tecnologico, degli artefatti tecnologici, ma stanno nella difficoltà delle imprese di internalizzare l'innovazione e di farla diventare fatto innovativo di sistemi. Allora a quel punto ci vogliono anche gli economisti, piaccia o non piaccia, sia quelli di settore quali io sono, sia anche gli economisti aziendali. Perché se noi diamo un'offerta alle imprese a tutto tondo che li abbracci e possa dire ti possiamo assistere in tutto il percorso, ti diamo la macchina, elaboriamo il ti diamo il fatto innovativo, ma ti mettiamo anche le condizioni di evolvere nel processo organizzativo, probabilmente abbiamo portato sviluppo. Allora, fin tanto che questo percorso non sarà compiuto... Noi avremmo fatto metà della, della strada, ma in, avre, non avremmo possibilità di raggiungere il risultato finale. Questo è un percorso ancora da farsi. Molta strada è stata fatta, ancora, da merito alle università che si sono interrogate hanno chiesto eh, a, se stesse, a loro stessi di fare passi avanti in questa direzione. Ma credo che molto ancora sia da fare perché la resistenza era prima di entrare, l'ho dovuto sospendere. E, eh, nel, nel governo regionale io stavo eh, ehm, collaborando con tutti i dipartimenti di aree, delle aree scientifiche cosiddette dure, perché all'università c'è la distinzione tra scienze dure e scienze non dure. Le dure sarebbero la fisica, la chimica, la matematica, l'ingegneria, eccetera, le altre sono scienze, insomma, in qualche modo un soft. po' più soft, più, più abbordabili. Noi siamo da questa... eh, allora io ho dovuto lottare. Con perché loro pensavano che eh, eh, lì lo fosse soltanto un fatto di carattere tecnologico. Non si tratta, io ho detto io ho imposto, il direttore Lagalla ha capito, ho detto no, qui c'è un economista perché abbia la visione dell'aspetto tecnologico io sono aereo economista industriale e abbia la, la, la visione anche dell'aspetto organizzativo. Ma questi passi vanno ancora fatti perché restiamo ancora. Io stavo coordinando dicevo, un, un progetto è, diciamo, di 20 milioni di euro, 14 laboratori nel campo delle tecnologie della, della salute, assolutamente innovative a scala mediterranea, con, e con acceleratori unici da Bergamo in giù. E il problema è che ci si è posti quando è entrata il reattore, si è possiamo dire che ne facciamo di questi 20 milioni di euro di, di, di laboratori. C'erano due vie davanti. Una era quella tradizionale: pegliamo le macchine, le macchine, i grandi impianti sofisticati, li mettiamo dentro i dipartimenti. I nostri ricercatori si faranno le loro ricerche, le pubblicazioni, andranno sui paper sulla rivista internazionale e aumenterà la VQR di Dipartimento. Domanda semplice che il rettore si è posto insieme a me. Come si mantiene come si manutiene un, un apparato di questo tipo? Fatti i conti, gli ho detto un 5% all'anno o un 10% all'anno di manutenzione ordinale ti costano a bilancio 2 milioni di euro. Da dove li prendi? Dal fondo, dall'FFO, non se ne parla neanche. Allora, questo quest apparato che stavamo mettendo insieme con i fondi ministeriali doveva dove trovare per strada le condizioni del proprio autofinanziamento. Quindi erano necessari gli economisti, erano necessari gli economisti manageriali capaci di attrezzare una politica di offerta di quei servizi a tutto il mondo imprenditoriale regionale ma più anche di carattere esterno. Allora, questo è il nocciolo della questione, su questo chiudo il punto. Quindi le università sono chiamate ad una funzione essenziale, insostituibile, ancora devono fare parecchi passi, aprendo anche le sensibilità al territorio e alle cose. Perché quando mi si dice che è agraria da qui è andata via e stiamo discutendo di altri percorsi di laurea e così via, si dice l'università come la zona per logica autoreferenziale. Va dove c'è possibilità di attingere la risorsa, molto banalmente, per finanziare budget per ricercatori e associate dove ci sono, dopodiché speme il limone e se ne va. Questo ha portato l'Università di Palermo, col precedente rettore, a gemmare a Trapani, a Trapani la facoltà di giurisprudenza e non un agroalimentare lì. Cosa che era più auspicabile per il tessuto produttivo della Sicilia occidentale. E Trapani oggi è piena di avvocati giovani che, che assillano gli studi per fare il praticantato e poi si mettono davanti all'ospedale Sant'Antonio aspettando il morto per, 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 per impiantare una causa, contro, eh, violando il codice deontologico, a provvigione: cioè, non paghi nulla se va bene, mi dai, mi dai la percentuale, con cadute di stile anche di. Di eticità che vi lascio soltanto alla vostra valutazione. Allora, l'università quando si muove nei territori deve muoversi guardando ai territori. Ora, la stessa Unione Europea che nel 2000 aveva detto economia della conoscenza oggi parla di smart specialization, cioè ci dice quando io devo avviare attività di, di innovazione in un territorio, guardo cosa fa quel territorio, quali sono le sue specializzazioni, qual è il suo, il suo core produttivo. Effettivo e come può evolvere, e lì io ci vado a fare l'innovazione, non posso sovrapporre una ricerca e una didattica che con quel territorio nulla ha a che fare, perché sto facendo un'operazione intellettualmente poco onesta. Allora, in un territorio come, come, come Ragusa, che io dico, ho detto poco fa in intervista televisiva, accrediti nei confronti del, del, della regione e del paese, perché è un'area che senza infrastrutture, come si è appena arrivato. Senza infrastrutture di collegamento a lunga distanza, senza infrastrutture di collegamento a breve distanza, riesce ad avere performance di una regione produttiva di scala che sta dentro l'Italia del centro, l'Italia del nord-est. Ma questo significa che qui c'è una classe dirigente imprenditoriale che sa il fatto suo. Allora a questa classe dirigente noi dobbiamo dare il sostegno necessario laddove ce lo chiede, non dove noi pensiamo che ce lo debba chiedere. È chiaro. Allora. La Grave ci sta tutto, come io a Trapani col centro di restauro dei beni culturali sto spostando su Trapani l'indirizzo lapidio. Ma che senso ha un lapidio a Palermo? Quando a Trapani c'è l'unico distretto di, de, del marmo che funziona e che ha un bisogno drammatico di competenze perché a Trapani tagliano il marmo all'asta e lo vendono. Il valore aggiunto lo lasciano a chi poi lavora ulteriormente il marmo, stanno facendo un'operazione di, di distruzione ambientale. Noi abbiamo bisogno di avere evidentemente una coerenza fra ciò che il territorio chiede e ciò che noi dobbiamo dare. Questo è, come dire, apre, apre un, un terreno, una, una, in, ci, ci interroga per dire quale risposta, quale tipo di interlocuzione gli enti locali devono, devono eh, chiedere, negoziando da pari a pari con le università, ma anche chiedendo alla regione l'aiuto necessario. Perché se vogliamo parlare di, di, di sviluppo, e noi dobbiamo spostare le risorse di ricerca e di finanziamento delle attività formative laddove il territorio ce lo chiede allora l'assessorato alla formazione è venuta qui anche Marina Lobello l'assessorato alle attività produttive che gestisce oltre un miliardo di euro nella ricerca sul 14-20 non la deve far progettare all'università con la loro testa perché rischiamo di fare quella deriva di prima cioè mi faccio la ricerca che serve a me bisogna darle, ripotenziare gli ilo, di potenziare quel, creare un network, un sistema innovativo regionale che più volte è evocato ma non esiste. Ci sono gli attori ma non c'è la rete. Ci sono le imprese, micro. micro. Allora occorre partire dalle imprese, metterle in rete, fare i contratti di rete, la Sicilia è una delle regioni ultime nel numero di contratti di rete attivati a scala nazionale, cioè creare quelle forme consortili che permettono alle imprese di affrontare le scale min di ragione, le scale minime e dimensionali per affrontare le problematiche di, di, di innovazione creare un sistema che possa collegare fa, fa, possa fare scouting di domanda e collegare la domanda innovativa delle imprese con i centri di ricerca l'abbiamo provato a farlo con alcune esperienze anche con, anche con aziende ragusane con esiti interessantissimi ponendo a confronto le imprese e, 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 e i loro fabbricanti innovativi e le strutture di ricerca che hanno lavorato il SAF il Dipartimento di Scienze Agrarie è stato protagonista in questo, in questo a Palermo allora dobbiamo metterci nell'ottica di partire dai problemi per trovare le soluzioni, non per avere un modello e calarlo sui problemi, perché questo schiaccia il problema e non lo risolve. Sui beni culturali alcune, alcune battute. Da sempre si è ritenuto che i beni culturali sono come dire, attività che guardano la storia e quindi di innovazione non se ne parla proprio, evidentemente, no? Quindi no, non esiste. Così non è. E per la verità, devo dire che le sovrintendenze hanno interpretato correttamente, molte sovrintendenze hanno rapporti con il CNR, con le, con le università, ma per attività che sono, come dire, random, ognuno si gestisce da proprio, ognuno si inventa il progetto di ricerca, come dire, encomiabilmente e svolge la propria attività. Io su questo voglio mettere un poco di ordine, o nella riorganizzazione che ho che ho presentato, ma ancora non è ufficialmente, che deve essere apprezzata in giunta eh, eh, del, del, dell'assessorato, ho creato dentro il centro di restauro un'unità operativa di ricerca che fa ricerca, formazione e cura i rapporti di tutta la struttura nelle periferiche come al centro con le università, il CNR, per coordinare i programmi di ricerca. Dove sta la, la ricerca dei beni culturali? Ma sta uno sul versante della tutela, perché si interne con la tutela, con le nanotecnologie, con i nuovi materiali e quindi... Laboratori di ricerca e frontiere tecnologiche di primo livello sono coinvolte nella, nelle, negli interventi di tutela dei, dei, dei beni culturali, altro che storia e passato e roba per, per, per umanisti. Si interviene sul lato della, della, della fruizione, con le app, con, con, con tutti i sistemi di, di fruizione a realtà aumentata. Rispetto alle quali le nostre strutture museali sono, sono un disastro. Io sto, settimana prossima presenterò il comitato, la commissione che, che sta completando la, la, la redazione del decreto di accreditamento dei, dei musei, cioè i musei dovranno avere degli standard di qualità predeterminati, in rapporto a quale dovranno realizzare degli interventi. Il campo della, delle, in, delle tecnologie eh, multimediali, il campo della digitalizzazione è un terreno nel quale le nostre strutture... Eh, di, di fruizione, devono fare passi da gigante. Abbiamo anche le risorse per finanziarle su 14-20, quindi le canalizziamo su queste, perché questo è un e qui ci vuole tecnologia, qui ci vuole inevitabilmente un rapporto con, con l'università, un, un rapporto con, con il CNR. La ricerca deve entrare dentro il bene culturale, ma ci cioè deve entrare nella testa, non soltanto nelle periferie, con rapporti come dire, episodici che per quanto me, meritevoli non hanno, non essendo coordinati, un effetto di impatto di sistema che è quello a cui noi sostanzialmente ambiamo Per cui io dentro il Consiglio del Beni Culturali, che ho riformato perché l'abbiamo ridotto da 54 a 15, sto definendo i profili, prevedo profili di economisti e di tecnologi dentro il Consiglio del Beni Culturale. Perché dobbiamo finire che la questione del bene culturale è soltanto un fatto di storici, archeologi e storici dell'arte. Ci sono, sono importanti, essenziali, sono il core, ma questi da solo non possono gestire una fase nuova di, di, di attività, di investimenti e di, e di crescita del settore dei beni culturali. Io mi rapporterò strutturalmente queste strutture con il CNR, con, con quello di Catania ma anche con, quelli, con le quattro università che stanno, che stanno in Sicilia. Senza di questo il nuovo non riusciamo a aggiungere. Quindi l'innovazione sta dentro, le università hanno un ruolo importantissimo dentro, con i profili formativi. Io non so se c'è spazio per percorsi di laurea. Il corso di laurea è, un, è una struttura pesante, eh, ha sistemi di, di accreditamento ministeriale eh, troppo vincolanti, quindi questo a volte eh, impone un impegno di risorse poliennale veramente eh, robusto, quindi si fa laddove c'è realmente una domanda, che, un fabbisogno formativo che è, è, è rilevante. I master, i dottorati sono forme flessibili, io un master lo apro e lo chiudo, posso profilare correttamente il master. Su, su un profilo professionale che mi serve in quel territorio. Nel master, a partire dal comitato scientifico del master, ci metto dentro già le imprese, cioè comincio a ragionare su, su un percorso che non è più il master, la ripetizione della solfa accademica del docente che va in aula e ripete le cose che ha detto nell'aula 15 giorni prima agli stessi studenti qualche anno prima e così via. Non funziona così, ma perché è la logica autoreferenziale. I master vanno al mercato. Allora io ho bisogno di costruire profili formativi con i master in cui la progettazione va, non dico cogestita, ma certamente concordata strettamente con chi sono poi coloro che devono destinare. Un esempio, io co coordinavo prima del 6 novembre, sotto di prima e dopo, eh, il master di, 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 di food and beverage nel settore del, del, del turismo. Un successore, abbiamo messo dentro l'Università della Florida come partner e ci hanno dato un bell'input di managerialità, come dire, concreta, abbiamo messo dentro un pacchetto di 20 imprese, abbiamo un tasso di placement post master quasi dell'80%, cioè i ragazzi hanno chiuso e sono andati dentro, ma chi no, abbiamo fatto il master sui profili strategici del master, il, il, del turismo, il turismo culturale in Sicilia, cioè cosa che alla fine del quale chi esce fuori dice ma qual è il prossimo master che devo fare per trovare un lavoro? Perché con qua non lo trova. Allora, noi abbiamo detto cominciamo a fare food and beverage. Partendo da una constatazione di un gruppo di manager del settore, dicevano guardate, nei nostri alberghi manca il servizio di food and beverage, che negli ameri alberghi americani è una cosa importante per, per garantire la qualità della permanenza in una struttura, in una struttura alberghiera. Abbiamo cominciato a ragionare, ragionare di food and beverage, abbiamo messo insieme alcune aziende della ristorazione, alcune aziende della ricezione, alcune in Sicilia, altre fuori, i ragazzi hanno imparato entusiasti, 80% ha trovato lavoro. Allora, qui bisogna ragionare. In genere, cioè lo, lo, Bisogna lasciare l'università, rimanendo università, ma aprendosi all'apprendimento, partendo dai, dal, da ciò che, che la storia ci chiede e che noi dobbiamo vedere. Do, dobbiamo... Io credo che se facciamo tutto questo passo con grande, con grande umiltà, l'università potrà dare un vero, un vero contributo allo, allo sviluppo di questa, questa regione, la quale è, ha un bisogno di università stramaledetta. Noi abbiamo un PIL regionale che sta all'8-7%, il PIL manifatturiero, che è sotto la soglia del 9%. L'Unione Europea ha un target al 2020 del 20% in media non Europea. La Germania sta ben oltre, il nord Italia sta ben oltre. Noi siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, ma da, da Ancona in su, da Ancona in giù è altro storia, è altro mondo. Allora, noi vogliamo fare soltanto ora... Eh, eh, soltanto turismo e turismo culturale, io ho detto ieri anche a Catania con i colleghi che stanno lavorando sugli ecomusei, questa è la sede, ma ci stiamo lavorando per dare concretezza a un modello articolato di, di turismo culturale in Sicilia, che non è soltanto eh, non si può fare dappertutto da la stessa cosa, occorre fare fare ai territori quello che sanno fare dove ci sono i grandi attrattori, i grandi attrattori, dove i grandi attrattori non ci sono, facciamo gli eco musei che hanno un, un modello di offerta turistica culturale di natura completamente diversa. Guai se mettessimo tutti sullo stesso piano e facessimo le stesse politiche per tutti i territori, per accontentare come dire, il territorio come, come anche si dice. Quindi noi abbiamo, stiamo lavorando nella direzione eh, di, eh, di creare questo collegamento fra il mondo universitario e il mondo della, della, della ricerca. C'è tutto l'impegno da parte, da parte della regione. La Sicilia non può vivere solo il turismo culturale però. Con un'economia che ha... Noi abbiamo motori dello sviluppo, i motori che Carlo Maschi diceva, i motori della trasformazione materiale, l'agricoltura e l'industria, che sono all'umicino. Siamo sotto soglia critica, noi stiamo, se, la, se STM come, come preannuncia ha messo in cassa integrazione 2.500 dei suoi dipendenti e comincia a dire, l'ha fatto più volte per dire dateci soldi e poi restiamo, sono operazioni come dire una manfrina che già conosciamo, e se ne va, noi torniamo a un tessuto industriale che è esattamente quello o un peso dell'industria in economica che è quello del post bellico, cioè del 48-50%. Sì, qui c'è una situazione di, 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 di una implosione del sistema, cioè il sistema raggiunge una soglia che, non, che ne, ne minaccia la sopravvivenza al tempo. Allora, su questo noi non possiamo fare soltanto turismo culturale, abbiamo bisogno di, la Sicilia ha 5 milioni di abitanti, ha una consistenza demografica, oltre che territoriale paragonabile a quella di alcuni paesi dell'Unione Europea. Noi dobbiamo avere un sistema equilibrato che gioca sul turismo, sul turismo culturale, ma gioca anche sul manifatturiero e sull'agricoltura e sui servizi per le imprese. Il solo turismo per noi non serve, perché sarebbe il meccanismo della pentola a buca, molto banalmente. Faccio la spesa e poi i beni li, li compro sostanzialmente fuori. No, non funziona, ho bisogno di un sistema complesso. Perché abbiamo puntato però sul turismo culturale da subito? Perché la reindustrializzazione della Sicilia, perché di questo stiamo parlando, stiamo, stiamo partendo quasi dall'inizio anni 60, quando sono avvenuti, eh, è venuta la petrolchimica, quando è venuta poi... L'auto, quando è venuta l'elettronica di consumo in Sicilia, ma questi sono andati via, dobbiamo reindustrializzare la Sicilia. La reindustrializzazione della Sicilia richiede eh, uno, è una, una strategia che è necessariamente di lungo periodo. Cioè non posso pensare che da qui a due anni avrò il centro della Sicilia o l'area industriale di Catania o di Termini Menese piena di, di fabbriche del, del manifatturiero, in qualunque settore me la posso declinare. La Sicilia non può aspettare questo, non ce la fa. Abbiamo bisogno, abbia, abbiamo bisogno di dare risposte urgenti al, 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 alla domanda di lavoro e di reddito dei giovani, ma anche di chi giovane non è e che ha il posto di lavoro in, in, in precarietà. Allora dobbiamo lavorare su, sul patrimonio che abbiamo per una prima risposta che non è, non è contingente, rimarrà nel tempo, ma sappiamo che non è l'unica risposta che dobbiamo dare cioè noi abbiamo puntato strategicamente, c'è cioè un documento della giunta di governo che, 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 che ho chiesto che fosse approvato per dare come dire, robustezza strategica alla decisione, abbiamo puntato sul turismo culturale perché noi oggi siamo in grado con investimenti corretti nel turismo culturale nel giro di due anni o tre anni di avere risultati importanti in termini di crescita di posti di lavoro. Nel frattempo però non dobbiamo dimenticare che c'è l'industria che deve essere fatta, quindi occorre avere una strategia articolata sotto il profilo settoriale ma anche delle dinamiche temporali, una sorta di cronoprogramma strategico. Oggi rispondo da subito col turismo perché mi ha già dato delle risposte. Eh, qui ci ha dato l'estate, abbiamo avuto quest'anno una, una crescita delle, delle presenze formidabili, vero che abbiamo come dire, raccolto un po' della domanda che si è spostata dal Nord Africa verso di noi, ma dobbiamo riuscire a mantenere. Io nei miei siti, prima ancora nella parte dell'anno, ho avuto un incremento del 16%, abbiamo fatto in alcuni siti come entrate, fosse visitatori più 35, più 34 cioè performance che negli altri settori non, non esistono in Sicilia, ma non mi illudo che su quelli di Camero sorte la della Sicilia. Qui abbiamo bisogno maledettamente di un manifatturiero. Dobbiamo potenziare il turismo culturale, farlo diventare assieme agli altri turismi. Una, una, un punto fermo della, della, del, del, del sistema produttivo regionale, ben interrelato con il resto, con l'agricoltura, con i prodotti tipici, con il manifatturiero tipico e così via. Ma dobbiamo anche pensare all'altro manifatturiero, all'altra agricoltura che più sempre sono, sono, sono necessarie, per, sia pure in un profilo più lungo. Quindi, una strategia di governo deve necessariamente essere come dire, complessa e articolata. Non si può dire turismo-agricoltura, turismo, non è esattamente uno, uno slogan che oggi mi sentirei di sposare come se viene posto come unico asset del, un, come unico driver della strategia di sviluppo della regione, occorre avere una visione più complessa perché le risorse ci sono le risorse ci sono e possiamo distribuirle come dire, eh, con le priorità temporali necessarie, prima sul turismo culturale e sul turismo in generale perché da lì avremo le risposte vere, le abbiamo perché l'industria l'abbiamo già abbiamo sei volte la dotazione alberghiere di, Medi di Malta il numero dei le posti letto in Sicilia è sei volte quella che c'è a Malta, facciamo le stesse presenze però 14 milioni e 14 milioni. Qualcuno mi deve spiegare perché. Abbiamo una rete di, come dire, di offerte di servizi collaterali al turismo, di ristorazione, di resort, importante in Sicilia. Quindi non dobbiamo costruire l'industria turistica, l'abbiamo già, la dobbiamo organizzare. Allora, interventi urgenti in questo ambito. Abbiamo già l'offerta culturale, abbiamo i siti, abbiamo, abbiamo i parchi, abbiamo, abbiamo i musei, dobbiamo far fare... Come dire, avanzamenti veloci nella qualità della fruizione. I siti, i servizi aggiuntivi, vi prometto che partiranno entro l'anno. Su, su Palermo e sull'area messinese. Perché le, le gare, io ho detto prima che, che arriva la sentenza del TAR in autotutela, dobbiamo far partire i contratti. Non possiamo avere siti che non hanno una caffetteria, un bookshop. E il turista fa visita ai nostri siti come se visitasse le piramidi d'Egitto, Gira, sale su Cammella e se, se ne va. Devono restarci dentro il sito, devono spendere dentro il sito, standoci bene non, non, non trattenendo allora su queste cose possiamo farle subito queste cose e avremo, avremo i risultati che è necessario ah, accanto a questo vanno fatte strategie è, è un programma questo complessivo dei prossimi 5 anni 6 anni che ovviamente la la donata del governo non è esattamente su quell'orizzonte, quel ma ognuno che do, dal dove si trova deve dire le cose come le pensa e dare come i segnali che, che pensa sia giusto dare. Poi chi ci sarà o chi, o chi, o chi vorrà gestirle le, le, le gestirà. Ma da universitario prestato al, al, governo, al, al governo regionale, io mi sento di dire queste cose. l'ho dette prima per vent'anni, per cent'anni, le ho anche scritte. Io ringrazio la politica di avermi dato la, la possibilità di. Eh, come dire, di avere interlocuzioni dirette con chi poi queste cose le può. in genere il professore veniva invitato ai convegni, diceva: ah, Piggio parla, poi la cosa è un'altra cosa. Interloquire da, da tecnico di governo con i politici aumenta come dire i tempi di ascolto e anche l'approfondimento dei temi. Questa è un'opportunità importante che io eh, spero e eh, penso di, di potere e dover sfruttare appieno. E, ma, ma la classe dirigente deve interessarsi a questo progetto, chiunque essa sia, lasciamo via gli slogan, veramente chiudo. Io ho detto ad alcuni amici miei politici, ma mi sono passati davanti 4 miliardi e mezzo di investimenti del Pio Feser, 14-20. Le colline strategiche sono state definite dalla tecnocrazia europea: i settori, le attività, gli obiettivi, eccetera. Poi questi diventeranno bandi. Voi quando intervenite in questo processo? La politica con la P maiuscola deve intervenire quando si decidono le cose. Invece voi sarete costretti a intervenire quando lo scacchiere è già definito e gli obiettivi e la ripartizione delle risorse fra gli obiettivi e poi intervenire e dice: Ma per Ragusa cosa c'è? O per Catania cosa c'è? O, o per Palermo cosa c'è? Ma è a valle il processo, tu hai già il gioco fatto. Sei come dire in teoria dei giochi si dice nel tratto finale del ramo del gioco. I nodi decisionali sono già stati fatti prima, ma il tuo, il tuo diritto. Era un tuo diritto, oltre che un tuo dovere, era incidere al vertice di quelle posizioni, dire io dalla Sicilia voglio fare questo. E il centro del Mediterraneo che significa? Chiacchiero oppure significa quale formazione per il Mediterraneo, quale industria per il Mediterraneo, quale agricoltura per il Mediterraneo, quale attività di ricerca per il Mediterraneo e da lì fai scaturire tutti gli obiettivi. Ma se hai fatto fare gli obiettivi agli altri e te li ritrovi già nella fase finale e non sono più modificabili, è o bevi la minestra oppure resti digiuno. E nel frattempo è, purtroppo, personaggi politici importanti, intelligenti, che hanno, che hanno vere visioni, costretti a ragionare anno per anno sui 30 milioni per i pippi che c'è a Palermo e sull'equivalente che occorre dare all'assistenza orientale, perché non sono i pippi, ma c'è altro da, da assistere, sui forestali, sulle cose. Ed è, ed è avvilente, ed è ovviamente drammaticamente inefficace, perché a lungo termine, a lungo termine eh, e qui torniamo, scusate del lungo, la stabilità politica. I cicli elettorali, gli economisti pubblici ci dicono che nel ciclo elettorale tu vieni eletto, hai cinque anni di tempo, i primi quattro anni dai duro e fai le cose che devi fare secondo la visione che hai detto, l'ultimo anno cominci a fare come dire, politiche eh, generose verso, verso, per l'acquisizione del consenso. Si fa in America, si fa in Inghilterra, si fa da, dappertutto. Ma quando qui il ciclo, il ciclo elettorale è sincopato, è un elettrocardiogramma preinfartuale, così. Vai via, arresti, vai via, arresti, vai via. È evidente che è impossibile. Ma io capisco il problema: è impossibile fare strategie. cioè, il politico non può fare strategie se è messo nelle condizioni di dover gestire un perenne. si va all'elezione fra sei mesi, si va all'elezione fra un anno, il governo non dura, il governo dura. Ma vale per Palermo, come per Roma, come, come per altrove, come governo ha bisogno di avere una sua idea. Se la fa valorare delle elezioni, dopodiché la, la deve portare a termine. Ben venga questa riforma a Renzi, non si può ragionare con un governo che gioca col, con gli equilibri, con le minacce, con, con, con i ricatti eccetera. Devo disipare la mia strategia. Dopodiché, posso, dare, posso fare interventi impopolari i primi anni e poi andare un, un po' sulle sul, sul, sul concessioni per farlo. Qui invece è una sistematica e perenne tensione verso la misura del consenso. So perché... È... E se fossi politico sarei giustamente orientato in quel tipo razionalmente perché o faccio così oppure non vengo per eletto oppure il mio partito va male. Ma questa è una disfunzione istituzionale grave, per cui capisco bene che Napolitano ha voluto la riforma, che Mattarella vuole la riforma, che Renzi voglia questa riforma perché senza un governo stabile che duri cinque anni questo paese non esce fuori. Deve, si deve dare a chiunque vinca la possibilità di dire io ho cinque anni davanti, mi assumo la responsabilità di fare quello che devo fare, poi a cinque anni mi direte se devo restare, dirà chi è a Roma, dirà se devo restare anche a scala regionale, non si può ragionare con un, con, in, in, in un contesto strutturalmente incerto e strutturalmente precario. Queste cose che hanno i cronoprogrammi non le riesce a fare. Ma questo è un dato, questo è un vincolo, per cui non dipende direttamente da me né da noi che Va bene, vi ringrazio e vi chiedo il per perdono della lunghezza.